Prima di lasciarvi il video, vi voglio dire che mi è stato fatto notare da uno spettatore che questo coltello su Amazon si trova la modica, tra virgolette, cifra di 90 euro. Ecco, io ho speso 3,50 euro su AliExpress e spero che la mia sia una versione tarocca. Anche perché se fosse la stessa, però in Europa e viene commercializzata a 90 euro, come vedrete, la qualità non è proprio il massimo. Quindi niente, vi lascio al video, buona visione. Ciao a tutti da Parafranz e benvenuti in questo video. Sì, questo qua è proprio un cinesone e oggi lo andremo a mettere alla prova con del legno. Vediamo come si comporterà, intanto ve lo faccio vedere. Ecco qua, la sua custodia in plasticone. Però è bella perché comunque non scappa. Bello saldo. Benissimo, andiamo a provarlo prima con questo tipo di legno. Beh, ragazzi, si tratta pur sempre di un cinesone. Ecco, diciamo che forse la lama non è proprio il massimo. Ecco, diciamo che per scortecciare un pochino va bene. Sì, insomma, è proprio un bel cinesone. Sì, se dovete fare qualche bastoncino per camminare, magari va bene, però starei su qualcosa di meglio. Benissimo, è inutile provare anche su quello secco, però dai, noi ci piacciono le sfide, quindi vediamo se si compra. Però su questo qua secco forse ha più modo di aggrapparsi al legno, però diciamo che c'è la lama che è abbastanza spessina, quindi ok, per i tagli di precisione non va bene, però magari avrà una buona duratura per altre faccende. Un pezzo unico di acciaio Rowan USA. Molto difficile. Benissimo, diciamo che non possiamo né dire che è un buon coltello né che fa schifo, perché comunque per le cifre che si spendono per comprare questi coltelli non ci si può aspettare chissà quanto, insomma. Benissimo, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Vi ricordo come sempre di seguirmi su Facebook, su Instagram e anche di iscrivervi, soprattutto di iscrivervi al mio canale. Ci vediamo alla prossima, grazie.